Eccoci qua, prova motore, azione. Buongiorno a tutti. Surus oggi, 12 dicembre 2011, si trova con Gino nella sua pizzeria trattoria a Isola di Rovegno e continuando a raccogliere testimonianze da chi vive e lavora nella Valtrebbia, passo la parola appunto a Gino che ci racconta la sua storia. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Niente, è una storia piuttosto comune, nel senso che nel lontano 1994 abbiamo fatto una scelta di vita. Noi abitavamo tutti quanti a Genova, io e mia moglie e i due figli, e improvvisamente abbiamo deciso di stabilirci in Valtrebbia, dove avevamo già come base una casetta che adoperavamo nei mesi estivi, eccetera, eccetera. C'è stata l'opportunità di prendere questo locale che ai tempi ormai faceva solamente un po' di bar e un po' di alimentari, con l'idea appunto di trasformarlo e creare un qualche cosa sia per noi che per i nostri figli, perché pensavamo che se andasse incontro a dei tempi piuttosto difficili, allora abbiamo pensato di dargli una base per la loro vita futura, ecco. È stato piuttosto difficile perché appunto questo era un locale che non faceva più niente, era praticamente a zero come attività. Ecco, insomma, con mille sacrifici siamo riusciti ad aprire prima la pizzeria e ultimamente facciamo anche trattoria, in quanto i tempi sono cambiati e una volta si viveva solamente con il lavoro della bar, alimentari e pizzeria, però adesso qua è una valle, appunto, possiamo dirlo tra virgolette, in via d'estinzione, c'è tanta gente d'estate ma pochissima d'inverno e quindi abbiamo dovuto incrementare anche con la trattoria, se no non si riusciva più ad andare avanti. Tutto qua. Oltretutto, insomma, abbiamo anche pensato di allargare un po' l'attività, forse in maniera un po' azzardata, in quanto abbiamo, come si può dire, acquistato delle capre cashmere, pensando che fossero più facili da gestire per abbinare un'attività secondaria a tutto quanto, però insomma comporta sacrifici notevoli e siamo un po' fermi al palo adesso. Però, insomma, se le cose vanno come devono andare, penseremo anche di incrementare ulteriormente anche questa attività, di cui si occupa principalmente uno dei miei figli, mentre l'altro si occupa prevalentemente del lavoro qua nell'attività prevalente. Niente, cerchiamo di dare degli ottimi prodotti, cerchiamo di dare soprattutto dei prodotti che facciamo noi, in quanto abbiamo un orto di circa 1000 metri quadrati e dove abbiamo, non so, d'estate, peperoni, melanzane, insalata, bietole, quant'altro offre, insomma, la terra da queste parti, tipo le patate. Le patate che si mangiano nel nostro locale sono di nostra produzione, eccetera, eccetera. Le zucche per fare i ravioli di zucca, insomma, tutto quello che si può, diciamo, estrarre dalla terra, noi cerchiamo di farlo per aumentare la qualità dei nostri prodotti all'interno qua appunto della nostra attività. Finché ci sono le nostre erbe si riescono ancora a fare i tassotti e
chiaramente vanno conditi poi col sugo di noci, delle nostre noci, che quest'anno devo dire la verità che ce n'erano anche tante perché è stata un'annata favorevole. Quindi tutta nostra produzione. Vorrei aggiungere una cosa per quel che riguarda la nostra attività, in quanto nei mesi invernali praticamente noi presentiamo il territorio con le nostre attività, non solo la nostra ma anche quella dei nostri vicini di lavoro, in quanto d'estate c'è lavoro per tutti, ma d'inverno il lavoro qui purtroppo per 5-6 mesi svanisce, quindi insomma il fatto di comunque avere il coraggio di stare aperti e far sì che le persone che transitano nella valle possano avere un posto dove trovare un po' di caldo e qualcosa da mangiare, insomma è già uno sforzo che però insomma per adesso ci sentiamo di fare. Ecco. Per quel che riguarda il menù e il mangiare, quelle cose lì, cedo la parola a mia moglie in quanto è molto più esperta di me in fatto di ricette e quant'altro. Ecco. Buongiorno, io sono Daniela, sono la cuoca e lavoro in cucina assieme a mio figlio, uno dei miei figli. E il nostro menù è vario e dipende soprattutto dai prodotti che abbiamo nel nostro orto, perché soprattutto noi facciamo tutte le cose fresche e con tutto quello che si può utilizzare dei nostri prodotti cerchiamo di farla al meglio. E in estate, soprattutto quando ci sono tante verdure, facciamo torte di bietole, torte di tutte le cose che abbiamo disponibili. E i pansotti ci sono sempre, perché con le erbette ci sono estate e inverno, pansotti, gnocchi, tagliatelle. Appena arriva il periodo dei funghi abbiamo tagliatelle ai funghi, lasagne e il pesto, perché d'estate riusciamo anche a avere non tantissimo ma un po' del nostro basilico, che qua non è che viene tanto bene, però si può utilizzare lo stesso. E di secondo carni varie, carni, arrosti, polli, conigli e quant'altro. Dolci sono tutti fatti in casa e soprattutto la maggior parte delle nostre cose che riusciamo a cuocere nel forno a legna vengono tutte cotte esclusivamente senza gas, quindi nel forno a legna. E quindi anche una cottura particolare, perché non ha niente a che vedere con la cottura del forno a gas convenzionato, normale. Perciò ci vuole anche poi tanta pazienza, anche perché poi lì non c'è il tempo, non c'è il timer, non c'è niente, c'è solo l'esperienza di tutti questi anni di lavoro. E, oggi, ad esempio, il menù che ho deciso di fare, perché è più o meno giornaliera la cosa, a seconda di quello che ho disponibile, ho deciso di fare i gnocchi di patate con le nostre patate autoctone, che sono patate rosse e devono essere sempre esclusivamente quelle, e in effetti danno una resa completamente diversa dalle altre, sono fresche, buone e il gusto è particolare. Quindi oggi gnocchi al pesto, pansotti conditi col sugo di noci e fatti con le nostre erbette. Poi di seconda abbiamo vitel tonné col nostro arrosto cotto nel forno a legna e poi scaloppine al vino bianco. Dolci fatti in casa, abbiamo torta di ricotta e torta al cocco e caffè e quant'altro. Grazie.